cultura è sapere il senso di quello che ci avviene intorno, il senso delle cose. La cultura non è di chi legge migliaia di libri o di chi sa benissimo di differenziare, che so io, Pinturicchio da Bernardino Luini o da Raffaello. La cultura è qualcosa di molto di più. Queste sono soltanto maniere pratiche, materiali, di entrare nella cultura. Ma la cultura è un modo di essere, è un modo di essere spirituale, vero. E la nostra scuola questo deve fare. Non deve insegnare le cose, deve insegnare lo spirito delle cose. Perché questa cosa è così, non come è, perché è. E perché tu devi essere felice, orgoglioso di conoscere tutta una storia di secoli che ci ha portati ad avere parole meravigliose che significano tutto, ad avere colori meravigliosi, melodie, musiche, note che prendono ogni nostra cosa capillare che ci abbiamo nella pancia, nel cuore, nell'anima, e si piantano sul muro e non se ne vanno più, sono a casa nostra. È come quando succede, a me succede qualche volta, che mi viene un'idea piccolina piccolina, nel mio piccolo chiaramente, questo piccolina piccolina, e non ho nulla in quel momento. E dopo 3 mesi mi trovo un disco di 12 canzoni, che dura un'ora, con un sacco di concetti dentro, e mi volto indietro e dico, ma come ho fatto? Che non avevo niente. Ho fatto come fanno gli uomini, che partono da niente e inventano, costruiscono sul rumore del vento, delle fronde, dei rami, sui gridi degli animali, costruiscono le parole che stiamo perdendo, perché abbiamo solo i segnetti adesso, abbiamo soltanto le icone. Le parole sono vita.